Siamo con il presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, pronto per l'inizio di questa nuova avventura e di questa nuova stagione? Per forza, bisogna essere pronti perché fra un mese iniziamo con la prima di campionato in casa con Manfredone, quindi abbiamo iniziato 2 giorni fa la preparazione, siamo quasi al completo, manca soltanto il lungo americano che arriva domani e ci siamo, insomma, siamo già con la testa nel campionato, obiettivamente siamo già pronti. Dal mercato sono arrivate tante facce nuove, secondo lei in cosa possono migliorare la squadra rispetto all'esperienza dell'anno scorso? Ma diciamo che abbiamo fatto una squadra quasi completamente nuova per una serie di motivi. Diciamo è una squadra che ha caratteristiche leggermente diverse da quelle dello scorso anno, una squadra che probabilmente, anzi sicuramente sarà molto, molto veloce, basata sul tipo di pallacanestro che fa Giovanni Gesmundo, basata sulla corsa, sulla velocità, sul run and shot, insomma abbiamo cercato di fare una squadra più attinente alle caratteristiche di gioco di Gesmundo e in realtà anche dell'Olimpica, insomma noi cerchiamo sempre di giocare così con molta velocità, molta rapidità, molta aggressività e credo che i ragazzi che abbiamo preso possano interpretare bene questo tipo di pallacanestro. L'acquisto di Filip rappresenta un po' il fiore all'occhiello del suo mercato, del vostro mercato, ecco, ci rivela un po' qualche retroscena, come ha fatto a convincerlo? Diciamo che abbiamo tentato di veicolare la maggior parte del budget sui 2 stranieri che credo sono stranieri di qualità. Filip insomma, è stato un gran play l'anno scorso, giocato in Portogallo in Serie A, è stato in prova anche nell'Armani Jeans Milano, insomma un gran bell'acquisto. Non è stato semplice portarlo a Cerignola perché dopo tutto è una Serie C, però la Serie C pugliese è sempre vista come un'eccellenza della Serie C, un campionato notoriamente molto difficoltoso e quindi poiché gli stranieri insomma, in B non possono giocare, chi si vuol far vedere deve scendere in C. E spesso scelgono la C pugliese, la C siciliana, la C campana, insomma delle C dove le squadre sono molto competitive. Stesso discorso per Puono, che credo che sia un acquisto abbastanza importante per un campionato come il nostro. Certo, difficoltà ci sono a portare questi ragazzi qui, a convincerli che il progetto è all'altezza, che le cose cerchiamo di farle bene, che ci siano tutti i presupposti per avvicinarci diciamo, al professionismo, perché poi questi ragazzi vogliono semplicemente avere una situazione organizzata, la possibilità di allenarsi il più possibile, avere una sala pesi, insomma loro vengono tutte le intenzioni dei professionisti. Sta a noi metterli nelle condizioni di dare il meglio, però credo che ormai sono 7 anni, 8 anni che facciamo basket a Cerignola, insomma un po' di esperienza abbiamo fatta, ci circondiamo di persone che conoscono bene ciò che devono fare, dall'allenatore, dal vice allenatore, dal preparatore atletico, insomma cerchiamo di avvicinarci anno dopo anno a quello che come dire, è il mondo poi professionistico della pallacanestro. Insomma. Ai nastri di partenza con quali obiettivi partirà l'Olimpica? Questo è un campionato secondo me ancora più difficoltoso dello scorso anno, con 2 o 3 team che hanno evidentemente un budget molto molto importante per la Serie C, quindi sicuramente penso che le prime 2 o 3 posizioni saranno appannaggio di chi ha speso tantissimo. Noi dovremmo essere, speriamo di essere subito dopo, insomma, nelle posizioni di rincalzo e visto che le pretendenti e le possibilità di andare ai playoff sono le prime 9, ovviamente l'obiettivo è come sempre minimo di andare ai playoff. Però ripeto, le squadre si sono molto molto attrezzate, credo che tutte le partecipanti abbiano un doppio straniero, insomma sono tutte squadre competitive, ormai diciamo, hanno capito un po' tutti che per fare un buon campionato bisogna basarsi su almeno un paio di stranieri e poi circondarsi di italiani di qualità. Ci sono due società che sono scese dalla Serie B, Mola e Martina Franca, ci sono un paio di società che hanno speso cifre assolutamente non alla portata di tutti e quindi sembrerebbero i primi 2 o 3 posti già così chiusi, però poi bisogna giocare. I nomi sono una cosa, il campo poi può dire altro, quindi noi cercheremo di dare il massimo per far divertire il pubblico cerignolano che ormai è un pubblico di bocca buona, insomma, e poi per portare il solito entusiasmo intorno all'Olimpia. Per chiudere, può ritagliarsi un ruolo di rivelazione all'Olimpica in questa stagione? Ripeto, è una squadra molto giovane, sono tutti degli anni 90, scuso il capitano che è Nicola Uovolo, che è dell'87-88, sono tutti ragazzi giovanissimi, con voglia di fare, con voglia di lavorare, con voglia di sacrificarsi.
Ecco, se riusciamo a veicolare questa voglia di sacrificio con un po' di fortuna, diciamo così, in una buona pallacanestro, secondo me i risultati verranno. Se riusciamo a portare tutto questo entusiasmo che gira intorno alla squadra, intorno ai giocatori, così verso una buona pallacanestro, insomma, con Gesmundo, credo che sia abbastanza facile questo, farli rendere nella loro potenzialità massima, allora secondo me potremmo giocarci un ruolo importante in questo campionato. Noi ci proveremo come tutti gli anni, poi insomma il campo ci darà la risposta definitiva. Okay, grazie Presidente, grazie, in bocca al lupo. Siamo con il coach dell'Olimpica, Giovanni Gesmundo. Coach, lunedì avete dato avvio ufficialmente a questa nuova stagione, quali sono le sue prime impressioni, le sue prime sensazioni? Vabbè, non possono che essere positive, perché comunque all'inizio dell'anno si crea un po' di entusiasmo, ci si approccia al lavoro in maniera solare, c'è tanta voglia di mettersi in gioco, tanta voglia di dimostrare quello che si vale e di cercare di creare un gruppo. Questo è l'obiettivo primario di questa parte di stagione, oltre a creare dei presupposti tecnici e fisici per affrontare al meglio il campionato. Ecco, appunto, su cosa impronterà maggiormente questa fase di preparazione e di avvicinamento all'inizio del campionato? Abbiamo dei segreti impronunciabili, no vabbè, sono le stesse cose che si fanno sempre, cioè sicuramente una base atletica, quest'anno abbiamo la possibilità di utilizzare un professionista del settore come Valerio Di Liddo, che sono riuscito a portare qui, a sposare il nostro progetto, che curerà la parte fisica. E poi per quanto riguarda la parte tecnica e tattica, ovviamente si cercherà di creare quelle peculiarità di squadra che poi speriamo porteranno ad avere dei risultati positivi. Coach, il mercato ha portato tanti volti nuovi, tanti nomi importanti, secondo, soddisfatto di questo mercato? Sì, io ti rubo un secondo, perché voglio assolutamente ringraziare i ragazzi che c'erano l'anno scorso, con cui io sono stato benissimo, che hanno dato l'anima per questo progetto e con cui abbiamo anche raggiunto un risultato lodevole, soprattutto per quelle che sono state le vicissitudini dell'annata. Però sì, abbiamo preso nuovi ragazzi, con solo Vuovo l'ho riconfermato, cercando di fare il meglio. Abbiamo preso un playmaker serbo che è Filip, che adesso vedrete tutti, ma che sicuramente sarà uno dei migliori del campionato, e poi fra 2 giorni arriverà l'altro straniero. E in più ci sono ragazzi di assoluto valore con grande voglia, cioè abbiamo provato a mettere dentro un insieme di situazioni sia tecniche che caratteriali che possano far bene durante l'anno. Coach, chiudiamo con una battuta, una curiosità. È comparsa sui social, sul suo profilo Facebook, che cosa significa quella battuta in punta di piedi, non vorremmo disturbare? No, semplicemente a me piace sempre partire un po' dietro, in sordina, diciamo così, perché lavori meglio, secondo me, hai meno pressione addosso e poi proviamo a stuzzicare quelli che sono un po' più ricchi di noi, in genere, non parlo di derby soltanto, parlo anche di altre squadre che effettivamente hanno un budget superiore al nostro, che hanno allestito squadre con nomi più importanti. Però io ho imparato una cosa in questi anni nella pallacanestro, è che non sempre i valori cartacei corrispondono a quelli reali, poi quindi bisogna dimostrare durante l'anno sul campo, domenica dopo domenica. Okay, grazie coach, in bocca al lupo. Prego, siamo con Walter Alvisi, uno dei tanti nuovi acquisti di questa nuova Olimpica. Walter, ti abbiamo visto giocare su questo parquet tante volte da avversario con il Manfredonia, tante battaglie sportive ovviamente. Che effetto fa adesso giocare e difendere i colori dell'Olimpica? Beh, sai, a Manfredonia sono stato benissimo, 5 anni, ho lasciato un pezzo di cuore, però ho deciso quest'anno di intraprendere questa nuova esperienza, guidato un po' dall'entusiasmo generale del presidente, dell'allenatore con cui ho parlato, quindi sono felicissimo di stare qui, speriamo di raggiungere il massimo degli obiettivi e fare il meglio, insomma. Raccontaci un po' come è arrivata questa chiamata dell'Olimpica e soprattutto il tuo sì. Beh, sai, io con Rosario più o meno ero già in contatto, ci sentivamo già l'anno precedente, c'era stato qualcosa, quest'anno è arrivata la sua chiamata, mi ha fatto una bella proposta a livello proprio di progetto e
Ti ripeto, ho notato e denotato entusiasmo e voglia di fare, quindi alla fine io ho accettato proprio di getto, perché mi piace giocare a pallacanestro e penso che qua posso farlo al meglio. Che ambiente hai trovato, che olimpica hai trovato? Beh, sai, l'ambiente olimpico io più o meno lo conoscevo già, un bel ambiente, ottima tifoseria, Rosario lo conoscevo, Gesmundo più o meno lo conoscevo, Nicola Uovolo, vabbè, siamo amici ormai da tanto, mi sembra un ambiente pulito dove si possa lavorare bene, fare bene tutti insieme, insomma. È presto ancora, sicuramente è appena cominciata la stagione, però secondo te che ruolo potrà ritagliarsi l'Olimpica in questo campionato? Ma guarda, quest'anno ho seguito un po', mi sembra che i roster siano tutti di altissimo livello, squadre di, diciamo, da fanalino di coda non mi sembra ce ne siano, quindi sarà un campionato tosto, dovremo lavorare periodicamente in palestra e costantemente, io penso minimo dobbiamo raggiungere i playoff e poi stare più in alto possibile, perché penso che con il roster allestito possiamo raggiungere ottimi traguardi e far divertire magari anche la gente che ci viene a vedere. Per chiudere, lo hai già detto tu, questa per te sarà una sfida importante dal punto di vista personale, appunto, che campionato, che obiettivi ti poni? Ma guarda, io obiettivi personali di solito non me li pongo mai, il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre con le nuove esperienze tramite il nuovo allenatore, nuovi compagni di squadra. L'obiettivo che voglio raggiungere è quello di fare il meglio con la squadra, poi quello che viene per me è, diciamo, relativo, io posso chiudere anche a virgola o due punti a partita, l'importante è che vinciamo, non è un problema. Ok, grazie Walter.